been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists, and clearly I don't see myself. Ciao ragazzi, sono qua per presentarvi questo nuovo programma FL Studio 12. E questo software ci consente di creare musiche a differenza di iRide Music che abbiamo utilizzato l'anno scorso con i ragazzi delle prime, che è un programma più utile per l'impaginazione musicale. Questo invece ci permette davvero di creare brani musicali di qualsiasi genere. Ho scelto questo programma FL Studio 12 tra i tanti che ci sono in commercio perché è forse quello più intuitivo, quello anche più che offre delle cose più belle, interessanti per i ragazzi. Sono sicuro che vi piacerà. Una cosa importante, in Dropbox, accedendo con le credenziali che io vi ho consegnato, aprendo la cartella materiale musicale, trovate in fondo due link. Il primo vi consente di poter aprire FL Studio 12 in versione demo, così avete la possibilità di esercitarvi a casa. Il secondo link invece vi introduce nel mio canale YouTube, dove potete trovare tutti i tutorial e quindi tutte le spiegazioni che vi consentono quindi di ricordare tutto quello che noi abbiamo fatto in classe. Bene, sotto nella barra dei commenti potete inserire qualsiasi tipo di richiesta di qualsiasi genere, se non avete capito qualcosa, se volete delle integrazioni, qualsiasi cosa, io al più presto poi sarò pronto a rispondervi. Bene, adesso passiamo proprio, entriamo nel vivo del programma e vi faccio vedere le basi principali. Eccoci qua. Allora, questo è il programma FL Studio 12. Benissimo, allora cominciamo a guardare. Qui nella parte sinistra abbiamo i sample. Praticamente noi qua abbiamo dei pacchetti, ad esempio se apro questi abbiamo le percussioni e anche altri strumenti musicali. Poi ci sono anche dei pacchetti già precompilati, così diciamo. Allora, qui quindi quando noi apriamo questi sample, vedete in questo caso, così, ecco, apro il drum, che sono le percussioni, posso scegliere, vedete, i vari generi, dal dance all'hip hop e così via. Poi una volta che magari ho aperto troppe finestre, se voglio ritornare alla parte iniziale, vedete, con questa freccettina ritorno all'inizio. Molto bene, allora, come in tutti i programmi, troviamo qua, prima di iniziare un progetto dobbiamo sempre fare file e quindi new, ossia nuovo progetto. Quindi un consiglio, prima di iniziare a creare un progetto dovremmo fare una cartella nel nostro desktop, va bene, e ogni tanto salvare il nostro lavoro. Benissimo, allora poi le funzioni, vediamo, ecco, qui abbiamo questo 140 che non è altro che il metronomo. Il metronomo, vi ricordate che indica il numero di pulsazioni al minuto, quindi significa che il numero più è elevato e più il brano risulterà veloce.
come modificare questo numero, molto semplice, andiamo sopra e clicchiamo con il sinistro, teniamo premuto, se ci spostiamo verso il basso vedete che i numeri si abbassano, verso l'alto si alzano. Ecco qua, adesso io lo imposto a 120, ecco fatto. Molto bene, poi qui abbiamo il solito pannellino che tutti conoscerete, quindi con il triangolino abbiamo il play, possiamo ascoltare quindi quello che noi abbiamo scritto, lo stop, ecco. Altri tastini poi li vediamo più avanti, questo al momento non ci serve, li saltiamo e anche questo lo vediamo tra un attimino che cosa serve. Poi questi tasti qua invece sono molto importanti. Allora, il primo è quello, è la nostra playlist e qua dove andremo a inserire successivamente tutte le nostre tracce, perché vi ricordo che questo programma consente di realizzare le musiche strumento per strumento e quindi vedere tutte le varie parti singolarmente. Poi abbiamo, ecco, questo tasto qua che è quello più importante, il channel rack. Allora, dove una lezione dovrò affrontarla solo per questo. Allora, il nostro channel rack lo possiamo aprire anche con il tasto F6 e siccome è molto importante e per far sì che possa rimanere presente sempre nel nostro schermo andiamo a fare questa operazione, quindi ci portiamo su questo triangolino, apriamo la finestra e spuntiamo la voce The Shed, così che quando noi qualsiasi cosa facciamo ci rimarrà questa finestra sempre aperta. Molto bene, poi abbiamo quest'altro tasto che vediamo più avanti che cosa significa. Praticamente qui andremo a scrivere le nostre note. Poi quest'altro tastino qua invece ci consente di aprire a tutto schermo e di togliere il nostro browser, mentre questo è il nostro sintetizzatore che vediamo nelle lezioni più avanti. Molto bene. Allora, torniamo quindi a parlare del nostro channel rack. Allora, come potete vedere, è così strutturato, ci sono tutte queste finestrelle, ma se fate attenzione vedete che ce ne sono le prime quattro grigie, poi il secondo gruppo di quattro sono rosse, poi ancora quattro grigie, ancora quattro rosse. Allora, quattro finestre grigie che prendono il nome di bit, quindi questo sarà il primo bit, il secondo bit sono le quattro finestre rosse, il terzo e infine il quarto bit. Ogni bit è composto da quattro finestrelle che prendono il nome di step, quindi primo, questo sarà il primo step del primo bit, secondo step del secondo bit e così via. Ecco, per accendere queste finestre non faccio altro che cliccarci sopra con il sinistro. Per cancellarle, se ne devo cancellare una, mi devo andare sopra con il cursore, clicco con il destro e si cancella. Se voglio cancellarle tutte tengo premuto il tasto destro e semplicemente scorro sugli altri tastini da cancellare. Allora, io mi sono espresso con due termini, che è la prima volta che probabilmente sentite, ossia gli step e i beat. Allora, in realtà, ecco, queste finestre, queste porte non sono altro che le battute. Allora, questa è sinceramente una battuta di quattro quarti, una battuta, quindi il primo bit, le prime quattro finestre o porte sarebbe il primo quarto, il secondo quarto, il terzo quarto e il quarto quarto composto dalle ultime quattro porte.
bene. Quindi una porta corrisponde ad una sedicesima parte, va bene, che è una porzione piuttosto piccola di un'intera torta. Molto bene. Allora, ci sono poi questi altri, c'è questo numero che è il numero del canale, quindi noi dobbiamo sempre associare ad ogni sample un canale. E questo lo possiamo fare sempre andando qua sopra, premendo il sinistro del mouse e scorrendo in alto, vedete che i numeri cambiano, oppure in basso. Poi questo tasto qui è il tasto del volume, quindi anche questo, se clicchiamo e ci spostiamo, ecco, in questo modo avrò alzato il volume, in quest'altro l'avrò abbassato. Se voglio riportare il volume allo stato iniziale, basta cliccare col destro e reset, e quindi vedete che ritorna come prima. Un consiglio: il volume sarebbe meglio impostarlo con il mixer, e poi capiremo anche il perché. Questa è un'altra funzione, questo tastino qui invece è il panning, ossia il pan consente di dare al suono uno strumento e poterlo ascoltare dal canale sinistro oppure al canale destro. Ad esempio, se io inserisco uno strumento che deve fare un fraseggio abbastanza importante per far sì che quest'ultimo possa emergere bene, ecco, allora lo posso trasferire e farlo ascoltare in un canale destro oppure sinistra, così risalta meglio. Io mi fermo al momento qui, e un consiglio che vi posso dare, allora ripeto un attimo le operazioni. Quindi vi ho detto che nella parte sinistra abbiamo il browser dove abbiamo tutti questi sample e quindi tutti strumenti che poi vi faccio vedere utilizzeremo durante la nostra composizione. Abbiamo questo strumento che è quello che verrà utilizzato maggiormente, che lo si può quindi ottenere cliccando su questa finestra oppure semplicemente cliccando il tasto F6, e che quindi abbiamo detto per far sì che possa rimanere sempre presente nello schermo, dobbiamo, aprendo, cliccando su questa triangolino, cliccare su Dash It. Benissimo. Allora, nella prossima lezione vi faccio vedere come importare dei sample nel channel rack e come impostare a scrivere la musica. Allora, per oggi ci fermiamo qui e alla prossima. Ciao a tutti e buon lavoro!